Io sono convinto che Fessin abbia ragione a dire ci devono temere, perché la Sedan è forte, però manca qualcosina che io mi auguro possa essere il recupero di Ginestra. La Sedan manca un attaccante come Giro, è Non ne purtroppo pensi, questo, dai. Sì, però bisognerebbe una volta per tutte capito? dire realmente Ginestra come sta e se e quando rientra, come rientra. Perché non è che Ginestra rientra, però Vabbè, si ha. rientra un po' bastone. Ma questo deve dirlo lo Ma staff, questo secondo perché me oggi la collega De Giuliano ce Simone, l'ha. scusami, ha fatto la domanda a Gregucci e Gregucci, come al Ma gli ho solito, detto a è stato Francesco che vago. la prossima volta la fa a me l'intervista, perché quello che ha detto Gregorio Gregucci non ci può pigliare per i fondelli. Non ha risposto Non ha alle risposto, domande. non risponde. Rispondeva tutta un'altra cosa. Rispondeva. Ma Giuliano, primo tempo, abbiamo aggredito. Potevamo messo, muovo sempre per tutta la capa, eccetera, eccetera. Cioè, non si ferma un momento, è difficile pure seguirlo. A un certo punto, insomma, cioè, risponde alle domande. Perché hai fatto giocare Ma a io. cosa? A Volpe esterno sinistro? Perché temevi il numero 2 Marchi del Catanzaro, che era un ex attaccante che adesso fa il terzino. Fammi capire, queste sono le cose, se ci vogliono Spiegato. dire. Come vi siete allenati? Non lo vengo a dire a voi. Cioè, Non lo vengo mica a dire a voi, arrivederci, ciao, ma ciao, se ne è vedi, andato. ma Cioè, ma che chiunque, si ma finci, ma cavolo, le spiegazioni, diciamo, chiunque tecnico dà spiegazioni Allora, Francesca, che anche per ha avuto l'aspetto l'aspetto, tattico. ma Francesca l'aveva di è un fronte. aspetto Ti anche ha dato tattico. questa impressione, cioè non Vabbè, voleva dopo scoprire. ascoltiamo l'intervista e vediamo che cosa ha Io voglio risposto. che Ma vediamo, ascoltiamo chiunque l'intervista. tecnico dà delle spiegazioni, a domanda risponde. Non è che tu non Ma qua puoi qualunque rispondere. tecnico, Come nessuno risponde, da quando è mondo non ho sentito un La tecnico che società, abbia risposto a una domanda. Se a me mi è antipatico Conte, no, come persona, però è l'unico che fa qualche polemica, è uno che dice qualcosa, rispondere sempre dalle quali. Se tu metti una registrazione di 25 anni fa, un'intervista di un tecnico, è la stessa cosa di questo, ti dirà una partita finita 0-6. Beh, le abbiamo tentate tutte, nel primo tempo evidentemente abbiamo giocato meglio, però ci è mancato il gol, nel secondo tempo le squadre si sono un po' allungate, abbiamo rischiato qualcosa, direi che forse ai punti avremmo meritato ho il noi. risultato Chi più giusto. più giusto, chi ha giocato ha avuto una prestazione, non parlo dei singoli perché a me interessa il gruppo, Buon non c'è pareggio. stato un giocatore, ma Agosto per La esempio. prossima partita La Frosinone prossima partita è è una impegnativa. partita difficilissima, andiamo a giocare contro la prima in classifica, cercheremo come sempre di fare del nostro meglio. Cioè non ci sta una volta, ma sono 45 anni, 50 anni che io seguo le interviste, tanto è vero che non le fate più, che non servono, ve lo dico io, non serve. Senta Ma questi sullo stato che ha fisico, detto. Sentiamo Gregucci, aspetta, sullo stato fisico. ma no, dico sullo stato fisico la Ma fammi società sentire potrebbe dare Gregucci. anche delle indicazioni. Compagna di mister Gregucci, mister, che cosa è mancato oggi alla Salernitana oltre al gol? Il gol. Nel primo tempo la squadra ha fatto una buonissima gara, l'ha interpretata bene, ha cercato di essere precisa nel palleggio, abbiamo preso l'ampiezza del campo spesso e volentieri, non siamo stati precisissimi nel mettere la palla, visto che avevamo preparato la partita con due ragazzi abbastanza prestanti, avere molto presidio in area di rigore. Però bene, l'atteggiamento giusto. Questa squadra non prende gol da un sacco di tempo. Oggi abbiamo capito perché: perché ha un fortino al centro presidiato con tanti giocatori, non sono mai ripartiti. Solo nel secondo tempo, in qualche occasione. Nel secondo tempo, noi abbiamo perso un po' di lucidità nella fase centrale, 15-20 minuti dalla fine. L'ansia da risultato ci ha giocato qualche brutto scherzo, qualche appoggio semplice l'abbiamo sbagliato, qualche scelta forse poteva essere migliore. E poi abbiamo provato, visto l'ansia da risultato arrivava, a non arroccarci anche noi e dare partita facile alla difesa del Catanzaro, abbiamo cercato di allargarlo il campo, cercato di inserire ragazzi un po' più leggeri, un po' più agili nell'uno contro uno. E essere sinceri, qualche opportunità l'abbiamo anche avuta. Non siamo riusciti a concretizzare oggi, un peccato, però tutto sommato devo dire che la prestazione dei ragazzi oggi mi ha soddisfatto. In altre circostanze no, oggi sì. La squadra ostica, il Catanzaro che si difende in maniera un po'
organizzata, si difende bene. Le scelte di formazione oggi erano dettate proprio dalle caratteristiche dell'avversario? No, non solo. Da quello che io ho a disposizione, valutando quotidianamente quello che è il lavoro, cercando di metterci dentro anche un altro impegno che noi abbiamo avuto in settimana, che noi abbiamo lavorato 10-11 giorni fuori da Salerno, che abbiamo fatto dei sacrifici. E quindi, ripeto, oggi sotto il profilo dell'interpretazione, dell'atteggiamento, del comportamento, dell'approccio alla gara, la squadra ha fatto bene, è mancato solo il gol, forse il gol poteva aprire la partita, poteva stanare il Catanzaro, poteva aprire un po' di più e sarebbe stata un'altra gara. Che valore bisogna dare oggi a questo punto conquistato con il Catanzaro? Ma non si vince, è sempre difficile. Io cerco di preparare le gare per vincerle. È un avversario che sta sopra di noi, forse essere un po' più precisi. Abbiamo giocato, io penso che la squadra abbia fatto una buona gara. Allo stato attuale, mister, è difficile fare previsioni anche sulla griglia di partenza dei playoff, visti tanti scontri diretti che ci sono ancora all'orizzonte? Assolutamente, è molto prematuro. Guardiamo di domenica in domenica e poi ci riaggiorniamo. L'assenza di Foggia peserà la prossima settimana a Frosinone? La squadra è un giocatore di talento, sicuramente, anche perché bisogna attenzionare bene anche i provvedimenti disciplinari di gara in gara, perché noi ci carichiamo di molti cartellini gialli, a volte anche inspiegabili. Io ne ho parlato con i ragazzi, però dovremo attingere dalla rosa, abbiamo una rosa molto numerosa, abbiamo dei ragazzi motivati. Certo, però Pasquale è sicuramente una perdita importante. Un'ultima curiosità, mister, il recupero di Ginestra a che punto è, quando potrebbe tornare in campo e quanto potrebbe essere utile questo giocatore nella fase finale della regular season? Tutti i giocatori sono utili. Noi abbiamo una rosa, abbiamo deciso di tenere la rosa compatta. Qualcuno ha qualche problema, qualcuno ne ha meno. Chi starà bene, compreso Ciro, quando avrà passo, avrà condizioni ottimali, sarà preso in considerazione. Di vederlo in campo alla Rechi tra 2 settimane? Questa è una previsione secondo me un po' azzardata in questo momento. Quindi per la fine del campionato o direttamente per i playoff? Forse? Non so, vedremo, riaggiorniamoci. Secondo me è prematuro. Bisogna parlare col medico. Il ragazzo si è aggregato e si è riallenato da 2-3 giorni. Oggi si è riallenato, quindi noi mettiamo tutta la professionalità a disposizione, lui fa altrettanto, perché poi quello che conta è dar l'appoggio e soprattutto un contributo importante per la Salernità. E la Salernità ne conta prima di Ginessa, di Gregucci, di tutti. Sotto il profilo atletico, che tipo di lavoro avete fatto anche in questi giorni di ritiro a Roma? No, abbiamo cercato di lavorare su componenti anche individuali. Questa è una squadra che tanti non hanno fatto preparazione precampionato. È una squadra che forse è meglio non parlare di questi aspetti. Grazie, io ringrazio. Ma perché Fulvio non parlare di queste cose? Io non lo so. E mi scaricate di camera a Ferrere. Che significa non possiamo parlare? È arrivato un tir della Ferrere con la Nutella, abbiamo scaricato. Che vuoi dire? Non possiamo parlare. Su Ginestra hai capito? No, Ginestra non ho capito. Ha detto niente. Una cosa, è prematuro. Che è la Vercog. È prematuro. Che significato può avere? Quanto ha riferito nella sua che è prematuro, vuol dire che voglio dire, le condizioni fisiche non sono ancora al meglio, al top, cioè che difficilmente. Ma nessuno può rispondere sulle condizioni di queste ginette, nessuno può rispondere. È la società che deve rispondere. Lo chiamare Ginestra. Ginestra deve avere l'autorizzazione. Certamente, ma. Ma sembra Pino D'Angelo. No. Dalla società, credo. Come si chiama? È la società. C'è Gianluca Lambiase che l'ha detto. Gianluca. Gianluca deve avere l'autorizzazione, sembra da Nino. Semmai lo dito. Lo dito. Lo dito si interessa di tutto. Come si chiama? Stefano. Stefano De Martino. Che poi se la rabbia da dire. De Martino. Deve dire lui. Io credo che sia lo dito. Lo dite che lo dice a De Martino. De Martino dice a Lambiace, Lambiace dice a Gregucci dice a Ginestra. Ve ne parlavo del futuro campionato. C'è una considerazione. Quando c'è un incidente,
naturalmente c'è un incidente stradale, no? E con un ricovero anche in fin di vita di un cittadino.